La Biblioteca Manfrediana è un luogo ricco di storia, di cultura, di conoscenza. Ed è anche un luogo ricco di storie da scoprire, musica da ascoltare, opere d'arte da ammirare, sale da esplorare. È un luogo che, ad ogni occasione, trova modi sempre nuovi e diversi per raccontare se stessa, rivelandosi ricca di sorprese, servizi e novità. Incontri, presentazioni, visite guidate, eventi. Le storie sono conservate tra i suoi libri, i suoi documenti, i manoscritti, i volumi a stampa, ma anche nelle sue stesse mura, oltre che nelle tante opere d'arte che con grande cura conserva. Mappe, globi, archivi, strumenti e raccolte musicali, disegni e stampe, solo per citarne alcune tipologie. È un luogo legato alla grande storia, ma anche aperto alla contemporaneità, allo studio e agli interessi della comunità, con i suoi servizi dedicati a un'utenza sempre più ampia, diversificata ed esigente, e che si avvalgono delle moderne tecnologie e della realtà attuale dei social e della comunicazione. Le origini della biblioteca risalgono alle soppressioni napoleoniche delle case religiose e alle conseguenti confische avvenute a partire dal 1797. Aperta ufficialmente al pubblico il 25 novembre 1818, la biblioteca ha attraversato oltre 2 secoli di storia, superando, non senza sofferenze, 2 guerre mondiali. Il patrimonio attuale della biblioteca supera le 550.000 unità e, oltre a un'ampia collezione di pubblicazioni moderne ad ampio spettro disciplinare, comprende manoscritti antichi, incunaboli, cinquecentine, un vasto patrimonio di film in DVD, di musica su CD e dischi in vinile, a cui si aggiungono quotidiani e riviste, alcune delle quali rappresentano degli unicum a livello internazionale. I nostri operatori lavorano ogni giorno per rendere fruibile, far conoscere e valorizzare questo patrimonio culturale di grande pregio, oltre che per offrire un servizio sempre migliore ai cittadini, aprendosi anche alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi di comunicazione. Tante anche le iniziative per i giovani, dai progetti per le scuole, alle attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi. La biblioteca rappresenta il principale luogo di studio e di incontro dei faentini. La Biblioteca Manfrediana, dunque, dialoga con le nuove generazioni e con chi approfondisce la ricerca nel passato. È radicata nella storia, ma guarda al futuro. È stato da poco superato il traguardo dei primi 200 anni di vita della Biblioteca Manfrediana. Il futuro è ancora tutto da scoprire. Thank you.